interessante, è una storia particolare. Chi ha pensato tutto ciò è Ascanio Petrini. E lo vuoi annunciare tu? Pasquale Donatone. Eccolo là. Direttamente da Chicago, Illinois. Vuoi dire qualcosa? No, tutto a posto. Di qualcosa, dillo in inglese. Tutto a posto? Tutto a posto. Ok, questo è un tipico accento americano. Come ha incontrato Pasquale? Da dove nasce poi questa voglia di raccontare una storia così estrema? Pasquale l'ho conosciuto a Polignano, perché a Polignano era diventato famoso. La cosa che mi ha colpito era il suo essere americano. Io dico sempre che in lui, al di là della sua storia, ci ho visto il protagonista di Taxi Driver. Pasquale, quindi tu eri il figlio di emigrati degli anni 60, sostanzialmente. Mia madre è del Trigiano. Se adesso vai a Trigiano ci sono un sacco di retired, gente che ha lavorato negli Stati Uniti ed è tornato per la pensione in Italia, che dopo aver vissuto tutta la vita negli Stati Uniti parlano questo ibrido tra dialetto inglese, dicono tipo parkage do, per parcheggiare, tra to park, il verbo in inglese, e tradotto in, e parlano tutti così, è bello. Pasquale, quindi, come dire, si lavora sul traffico dei... Ci fai assai soldi, 1000 al giorno, 2000 in due ore di lavoro, 4-5 messicani, puoi fare fino a 3000 in un'ora. Porta la sua zona di tutti i messicani, perché vengono dal Messico, vogliono venire agli Stati Uniti per lavorare per l'asciuga. L'asciuga vuol dire la stagione d'anzalata. Zalata, la verdura, perché all'inverno in Yuma, da settembre fino a maggio, fino a aprile, è tutto zalata, verdura, tutto. Tutti i messicani vogliono venire là a lavorare sotto l'asciuga, la zalata. Dan Luis PD, let me see your hands. How's it going? Where are we going? How many people you have in here? Where are you from, first of all? And you see your documentation. You see you're from Yuma. Okay, what about these other people that you have in here? I'm gonna open the door, okay? Okay, it's open. All right, how you guys doing? Hablan español. Hablan español. Inglés o español. No tienen armas o drogas. No. Español. Corteza. Okay. Lo estoy detenido en este momento, mano, okay? No se mueva, espérese. Okay. No te muevas, ¿qué traes en la mochila? Okay, apaga no, el auto. No sé. ¿No sabes de quién es la mochila? Véngase para acá. Los pies. En la pura esquina. Pero no te bajes. Armas, drogas, nada. Véngase para acá. Así que aquí también. Quédese sentado. Ok. No, sin ninguna arma ni nada. Necesito que usted se me baje. I need you to get out. Go ahead. Come on out. E se si è pentito di aver scelto la deportazione anziché il processo al momento in cui fu per la prima volta fermato, e poi se ha intenzione di tornare negli Stati Uniti quando scadrà il termine della deportazione oppure no? Io penso perché ho visto che qua l'Italia è più meglio dell'America, veramente. Questa domanda che lei le ha posto a Pasquale, fatta in questi 10 anni, la risposta è sempre cambiata. Tutto dipende. Ma tu non vorresti, se trovo un'altra pianeta nello spazio, tu non vuoi andare là? Stessa cosa, qua, venire qua. La storia come l'ha raccontata Ascanio, ti è piaciuta? A te è piaciuto vederti? No, poteva essere più meglio. Questa sera siamo stati testimoni di una storia veramente molto particolare, che è la storia di Pasquale, e che è stata raccontata in modo davvero egregio, bella, appassionante, fresca, naturale, da Ascanio Petrini.